comincia la diretta. Comincia la diretta qui da Bollengo, del campionato della Coppa Piemonte Under 14 provinciali. Sulla destra in bianco verde Bollengo Calcio Albiano, sulla sinistra le Previn 2005. Abbiamo la panchina del Bollengo, il mister e i dirigenti, e la panchina delle Greville, ospite, squadra ospite qui al campo di Bollengo. Adesso sistemeremo lì verso il campo. Gli spalti si stanno prendendo di gente, tifosi delle Greville, i tifosi del Bollengo. Ciao a tutti, ciao Rebecca, ciao Andrea, ciao Marco, ciao Henry, ciao Margherita, ciao Gabriele, il Minito, Nico Joe, Tommy Cook, il nostro capitano, ciao Ilaria. Buonasera, com'era il film? Bello? Avete visto il film almeno? Titolari: Davide Pozzan, capitano, Jacobucci, Daniel il portiere per le Greville. Ecco la squadra ufficiale con l'arbitro. Siamo qua a bordo campo per voi. Pubblico, salute ragazzi, gli applaude. Ecco a voi ragazzi, andiamo per le Greville, il capitano Davide Pozza, Daniel Jacobucci, portiere Edoardo Auletta, abbiamo Pelù André, Flavio Chianese, Ray Simone, Mendez, abbiamo Paico, Alessio Squisito, Giuseppe Anastasi, Tommaso Gobbo, detto il principe. Ecco i saluti dei capitani delle squadre. Palla in centro. Guardaline ufficiali. Saluti delle squadre. Ciao Frank, concertino oggi? Era bello il film, Ilaria? Ma te lo ricordi tutto? Non ho chiesto agli altri tuoi compagni perché volevo... non osavo sentire le risposte, però ecco, ho capito. Il film era piacevole. Sembra che avete visto un film romantico, no? Non mi sbaglio. L'arbitro tira la monetina. Il saluto della squadra di Greville. Chi siamo noi? Le Greville! Chi siamo noi? Le Greville! Chi siamo noi? Le Greville! Sono caricati ragazzi, ciao Tommy, siamo qua a Board Camp proprio per voi, vi abbiamo abituato bene, ricordo la visione in 4K, dovete schiacciare il tasto verde, mentre per interagire con i vostri giocatori preferiti con la webcam il tasto rosso. Palla alle Greville, Anastasi cerca l'uomo, ecco Ray Simone, Flavio Chianese, la palla su Mendez, su Ema Mendez, passaggio, intercetta il Bollengo, recupera André Pelù, fallo laterale per le Greville, palla sempre alle Greville, Paico viene Bollengo, marca uomo Tommaso Gobbo, sale Tommaso, passa la palla. Ragazzi, comprò una vocale. Ecco Anastasi. Anastasi
in area, passa la palla al Bollengo che la recupera le Greville, Paico tira in area. Allora, suggerite ragazzi, suggerite, voglio sentire il tifo, devi attaccare, palla al portiere del Bollengo, si allarga sul difensore, fa caldo ma c'è qualche gocciolina che scende. Bollengo fa gioco di squadra, si allarga sulla fascia destra, non viene intercettata la palla e va fuori. Bravo, bravo Frabu. Ah, l'importante è tifare, poi per ognuno che tifi per la squadra che reputa più opportuno. Sarebbe meglio le Greville, ma va bene anche il Bollengo. Siamo sportivi. Ma ecco in area la palla, c'è Pozzan, Pozzan che gestisce la palla. Passaggio di nuovo su André Pelù che la passa, fa un cross, intercetta il Bollengo. Bollengo esce dall'area, il gioco, la tira su. C'è Edoardo che recupera palla, Edoardo Auletta con numero 6. Ieri sera è stato al cinema. Il film secondo me non se lo ricorda, si ricorda del cinema. Ciao Vito. Siamo qui, Egreville Under 14 in casa del Bollengo, Coppa Piemonte. Ecco il Bollengo in area, esce Jacobucci con la sua... Allora, tifi Bollengo ma sei del Quincinetto. Vabbè, giustamente... Sono più vicini a quelli del Bollengo, a Quincinetto, che quelli di Gressin, delle Greville. Orientato Mosche, bene il controllo. Il Bollengo batte il fallo laterale. Cross in area che viene intercettato da Mendez. Sale le Greville. Nastasi porta palla, la passa a Paico. Cape, occhio, Giuseppe, qualità, qualità, Giuseppe. Ciao Rubi, 0-0 il risultato, appena cominciata la partita, il primo tempo. Bollengo con la divisa verde, con la muta verde, le Greville con la muta bianca e rossa. Recupera palla Edo. Jacobucci protegge la palla Edo in modo che Jacobucci possa uscire senza problemi. Qualche goccia qui ragazzi, sta... Edo, mettiti a posto, Edo! Non c'entrare, Pozza, Alessio Esquisito, Nastasi. Nastasi trattiene, fallo a favore del Bollengo. Allora, la coppa dovrebbe funzionare così, è un girone riservato a solo le squadre, sono quattro gironi o tre, è riservato esclusivamente alle vincitrici del provinciali del proprio girone. In poche parole, ci deve essere per forza un vincente, anche se non si va ai rigori, ma c'è la differenza reti. In questo caso chi vince delle due sale e va a giocarsi i quarti di finale. Per poi le finali non va bene un pareggio, perché nel caso ci fosse un pareggio il Bollengo è agevolato perché ha fatto 10-0 contro il Valle Cervo, mentre le Greville aveva fatto 7-0, quindi vincerebbe il Bollengo di diritto per differenza reti. Mister Nicolà Turatto da un destriga ai suoi ragazzi che sono giustamente tesi. Abbiamo come guardalinee d'eccezione per le Greville André Henry. Ecco il tifo che incita i ragazzi delle Greville. Il Bollengo sale, Edoardo recupera palla, senza problemi si smarca, sale Edoardo, cambia gioco. Gobbo recupera, siamo qua a Bob Camp ragazzi, con i vostri giocatori preferiti. Gobbo si allarga con Edo che la passa a Giocattona, a Paico, tira in porta, il portiere la prende ragazzi, entusiasmo, sentite il tifo, il pubblico è eccitatissimo. Occhio, occhio! Ah,
angolo a favore delle Greville. Batte Mattia Paico, cross, prende di testa qualcuno ma non ho capito chi. Gobbo marca l'uomo, non riesce a prendere palla. Sale il Bollengo, ma c'è Jacobucci che arriva a metà campo. Bollengo ancora in area. La partita è equilibrata, ragazzi, gocciola, quindi devo mettermi sotto la tettoia. Ma sono sempre, invece di essere a Borgan, quindi a 3 cm dalla linea di campo, sono a 2 metri e mezzo. Scusa, dico anche un po' di cazzate, ma ci sta. Facile, facile, Lore! Ciao Sabine, 0-0, sempre risultato, la partita equilibrata. Nastasi passa la palla a Paico, il nostro numero 11, figlio d'arte, il papà giocava nelle nazionali del Perù. Ecco Paico si smarca! Fallo in area o fuori dall'area, ma non è fallo, è fuori. Ciao Andrea. Altro angolo per le Greville, batte Paico. Ha spintonato. L'arbitro ha definito fallo per una spinta sul difensore, credo da parte di Oppozzano Gobbo. Il portiere vuole rilanciare palla e va oltre, no, vicino a metà campo. Palla di Squisito che la passa purtroppo male a Pozzà, ma la recupera Pozzà. Pozzà in area, c'è Squisito di nuovo, la recupera il Bollengo senza problemi. Abbiamo un giocatore del Bollengo in difesa che è una roccia, non passano, ma non molla le Greville, di nuovo Pozzà trattiene, Gobbo si allarga sulla destra, ottiene un angolo. Vai Tommy, ti volevamo qua Tommy. Guarda, attenzione, hanno sempre l'arco, non fai mai distrattimare. Portiere, allora batte Flavio Chianese l'angolo di testa, ci va sempre il solito del Bollengo, sia con i piedi che con la testa, la palla con lui non passa. Recupera Chianese, Mendez si smarca, Simone Rei recupera Chianese, abbiamo Nastasi si allarga sulla sinistra, la passa a Pozzà che la recupera prima di testa poi di piede, tira Pozzà, via il portiere nel grangolino, di nuovo ragazzi, che brividi, tira Pozzà, para il portiere, la ritira Nastasi, portiere la riprende. È carichissimo il pubblico, lo sentite, dovete sentire anche voi a casa e urlare forza Greville per incitare i ragazzi. Sale il Bollengo con il numero 7, aspetta i suoi compagni, ecco il 2, la passa al 9 ma viene intercettata da più lui del numero 3 delle Greville. Bollengo possiede, tiene la palla, fallo sul Bollengo da parte di Squisito, riparte il Bollengo, si allunga ma c'è Ray Simone pronto a bloccare il 3, ragazzi, dentro d'occhio perché in difesa è una bomba, tre del Bollengo, ne ha già salvati diversi di tentativi da parte delle Greville di salire. Ecco l'otto che fa il cross, c'è Jacobucci che esce, riesce, la riprende, la perde, porca miseria ragazzi. Ancora Mosche, scappa, sale Paico, Mattia Paico sale con padronanza, fallo da parte, è un parente di Mattia l'arbitro, vediamo.
Che dite? No, è di Biella, l'arbitro di Biella, ragazzi. Però potrebbe essere un parente di me. Vieni a prenderla! Alzalone, alzalone! Non sento più che il capitano, che oggi è infortunato, ha fatto uno strappo alla coscia interna. Da quando si è fidanzato si è strappato, ragazzi. Capitano Cook, argento alle nazionali di fondo 2019, sua categoria, si è strappato la coscia interna da quando è fidanzato. Questa è una premonizione. Fallo del Bollengo del numero 11 per aver spinto l'8 Flavio Chienese, ma lui non voleva spingerlo, si è solo appoggiato. Mendez la passa a Anastasi. Anastasi è marcato uomo. Tommy Gobbo col 7 si porta in porta, tira nel poco, va fuori. Ciao Alex. Tommy, che asino a chi? Pistola, di verità, coscia interna, vero? Il polso piuttosto, come sta il polso? Vieni, Paico! Però se puoi devi giocare. Tanto lo sanno tutti che sei fidanzato. Mitch e Caponetti sono 0-0, primo tempo, partita equilibrata, qualche tentativo da parte delle Greville di tirare in porta, mi sono a tre tiri. Bravo il Bollengo, soprattutto il portiere ma anche il difensore a respingere l'attacco, a proteggere. Ecco Edoardo, Edoardo si allarga, cambia gioco su Gobbo. Ah, è la coscia esterna, dice Kik, coscia esterna, quindi non è quella interna, quindi non è dovuto al fidanzamento, dice lui ragazzi, però Edoardo protegge la palla, la porta su, la passa a Gobbo. Vai di là, vai di là! Gobbo cambia gioco su Mattia Paico che si allunga. Va bene, Tommy giustissimo, bravo! Ciao Andre, ciao Forgio. Cibo, Lore, scendiamo! L'arbitro fischia per un cambio, forse no. Non abbiamo capito, ma siamo fiduciosi. Ragazzi, qua piove. Anche perché la gatta non si muove. Scusa, occhio, fallo, fallo, le mani. Vieni, vieni, vieni dietro la linea. Siamo sotto la tettoia d'ingresso perché qua, largo, qua Michi, largo, si risparmia. Michi. Fortunatamente qualche goccia. Ricky, chiamala, Capri, ma... chiamiamola. Però anche Capri, la fotografica è piacevole. Il Bollengo rimane sulla fascia destra. Giuseppe Anastasi blocca la partenza del Bollengo, mettendo la palla in fallo laterale. Angolo del Bollengo con un tacchetto, cross del Bollengo in area, il 4 viene attaccato da Chianese, ecco il 3 cerca di fare un cross, non riesce a girarsi il Bollengo. Edoardo con Simone sempre in area, devono battere via la palla. Bollengo rimasto a centrocampo, riesce a tenerla, recupera Alessio Esquisito, gira su Tommaso Gobbo, fuori da parte del Bollengo, riesce a recuperare con un fallo laterale, batte Simone Rei, Flavio Chianese, ciao Rodella, ciao Marco. Ecco Mendez, sale Mendez, viene spintonato ma riesce a saltarne due, rigira la palla a Davide Pozzan che crossa basso, il Bollengo sale, si allarga sulla fascia destra ma senza problemi, c'è Iacobucci che si allarga su Edoardo. Edoardo scarta l'uomo, si svincola con Simone Rei, Simone su Alessio Esquisito. Il 7 dopo viene di nuovo bloccato. Tommy! Ciao Katia. Molto attento il 3 del Bollengo, non fa salire nessuno. Palle basse, palle alte, lui non ha problemi. Capito, Tommy? È una molla. Tommy! Non con questo.
spara portiere di nuovo in area, sempre in area la porta. È un fallo di mano involontario, ma è fallo di mano, 0-0. Fallo involontario di mani di Chianese in area. Ciao Frank. Chianese di nuovo su Pozzan. Pozzan sbaglia il passaggio, intercetta il Bollengo, ma c'è Mattia Paico. Mattia Paico su Nastasi. Nastasi, oggi ci sono i nonni a incitare per lui direttamente qua sul campo, mentre Babbo Nastasi è in online. Ricordiamo che una delle nonne di Nastasi è di Torino Centro. E perché le abbiamo provate, fa delle ottime pizzette e focaccine. Ecco Paico che sale sulla sinistra, fa il cross, viene intercettato dal Bollengo. Di nuovo Nastasi, Alessio Esquisito, tiene palla, riesce a recuperare palla il Bollengo col solito 3 che scatta, è sempre ovunque. Il 3 è una molla, ragazzi, ve l'ho detto. È in attacco, è in difesa, è a centrocampo. Pelù protegge Pelù, protegge Pelù, e poi c'è Jacobucci. Frank, mi far parlare. Gira, gira! 0-0, il risultato. Tiela, Tommy, tiela! Risultato! È nato! Ecco, dopo che a uomo a uomo viene intercettato, bloccato dal Bollengo, Nastasi che recupera la palla. Il 3, ragazzi, da non dimenticare. L'ha presa in faccia. L'ha presa male in faccia. Tommy, devi trovare qualità. Si rialza. Vai che l'ha preso sul muso. Chianese, ragazzi, il nostro Higuain, ricordiamocelo, è una controfigura di Gomorra. Ciao Nicola, come sta Fede? Tutto bene? Chianese si rialza senza problemi, ciao Marco. L'arbitro riesce a riprendere la partita. Bollengo. Si gira il Bollengo, adesso è Squisito, recupera palla, mano di nuovo al Bollengo, nei piedi di nuovo del Bollengo, sale di nuovo con Squisito la palla, c'è Gobbo, la recupera Gobbo, sempre uomo a uomo, non riesce a fare tunnel, gira la palla su Mattia Paico che la gira su Pozza. Pozza, ragazzi, ha la palla al piede, Pozza la palla al piede, vediamo se tira. Tira male, ma soprattutto il portiere numero uno prende la palla senza problemi. I ragazzi del Bollengo non si fanno prendere sotto gamba. Siamo 0-0 Nicola. Bollengo sta reagendo bene. Le squadre si sono incontrate in questi anni un paio di volte. L'anno scorso in un torneo qua a Ivrea dove ha vinto il Bollengo. E recentemente al trofeo di Tronzano il Bollengo è arrivato primo vincendo 2-1 contro le Greville che è arrivato secondo. Una partita da 25 minuti, due tempi da 12 minuti e mezzo, mentre l'anno scorso un altro torneo. Gobbo si allarga sulla destra, ma c'è sempre il solito numero 3 pronto. È una molla veramente, porca miseria, comunque sempre così. Ma complimenti. Guardalini è stanco perché continua a alzare la bandiera, ragazzi. Guardalini di casa. Mendez, fallo di Mendez sul Bollengo. E da qualche parte uno lo deve metterlo, non so dove metterlo. Quando salti dovresti. Dai, Michi! Grande, Michi! In area il Bollengo, ma c'è Jacobucci con padronanza, blocca subito l'attacco
dell'11 del Bollengo, che non ha fatto in tempo dopo lo stop a prendere la palla perché Jakubucci si è buttato, diciamo, dai, treno sulla palla. Ecco il 3, protegge all'avanzata, si allarga, c'è Simone Rei su Pozzan protegge la palla, va in centrocampo Nastasi sulla sinistra, sempre 0-0 la partita. Paico, Nastasi si allarga su su Rei che fa un cross di testa. Ecco il Bollengo, il 3 che su 5 tocchi del Bollengo 4 ne fa. Ecco Pozzan cerca l'uomo, scontro diretto, ma Pozzan tiene la palla e viene buttato a terra in aria ed è rigore come nel tiro col Tronzano, dove su rigore il Bollengo ha fatto il primo gol, ragazzi. Rigore. Ciao Marco, sei entrato proprio al momento giusto, sta battendo il rigore il nostro rigorista, perché è stato buttato a terra Pozzan in area dal Bollengo. Rigorista Edoardo Oletta, già solo il nome e il cognome, come possiamo dire? Edoardo Letta, tira ed è gol! 1-0 su rigore, segna Edoardo Auletta, under 15, difensore, ed è 1-0, 0-1 ai Grevi, 0. Cazzo, allora io scrivo questo cancello. Dai. 0-1 e Greville. Anche il correttore sapeva già il nome. Non c'è bisogno neanche di dirlo. Sa già. Dai Michi, che devi farlo, dai Michi. Bollengo comunque, ragazzi, non molla, non c'è da scherzare, perché. Non c'è da scherzare che la partita è solo l'inizio, quindi. Non si dice gatto fin quando non ce l'ha nel sacco. E sempre il 3 ragazzi, che sa con i piedi, con la testa, e notate solo la fisicità, quindi voglio dire, tanto di cappello. Siamo qui sotto la tettoia dell'ingresso del Bollengo, ingresso in campo dei giocatori. Dai Michi! Chianese protegge ma non batte, ci pensa Mendez è scivolata sulla palla, si è fatto male il ragazzino, probabilmente deve cadere. Si rialza l'11, gioca subito il Bollengo veloce, ecco col 5 si allarga il Bollengo, cambia gioco sulla fascia destra. Ci pensa Nastasi, quando mette il piede Nastasi, ragazzi, è come Kuk quando mette la coscia. L'arbitro, ragazzi, non se n'è neanche scaldato, ma evidentemente è arrivato tardi, ha sbagliato strada, è di Biella e ha fatto la strada di quelli che arrivano dalla Valle d'Aosta. Non è passato dalla serra. Forza qua! Lo so! Dai! Capi, roba tua, dai! Uomo dietro, Va bene! Forza! Dai, lo so, non c'è! Dai! Mettiti a posto! Pozzan Davide, il capitano! Il 3 batte il fallo laterale del Bollengo. Ecco il Bollengo con il numero 11, cerca di scappare di. Viene buttato a terra Nastasi brutalmente dall'otto, che prende un giallo perché non c'entrava niente Nastasi, tra l'altro, ma in ogni caso è un comportamento
atto antisportivo. Non vorrei essere al posto dell'otto, conoscendo Castasi. Edo cerca di mettere pace tra i giocatori. La palla, Simo, ti lo sposta. Batte la punizione l'otto del Bollengo. E quasi sicuramente Bollengo vuole riscattarsi col pareggio. Quindi non sottovalutare mai l'avversario. Occhio a scappare! Batte sull'ala destra, di testa il Bollengo, recupera Iacobucci. Si lamenta il pubblico del Bollengo, riteneva che fosse un rigore, l'arbitro non l'ha visto. La palla si rimbalza Allegre con Di Mani del Bollengo. Edoardo la passa Mendez con l'uomo. Contropiede del Bollengo. Ma c'è Iacobucci. Un attimo di brividi. Edoardo ha fatto un passaggio corto con Mendez che non ha intercettato la palla, l'ha intercettata l'11 del Bollengo, che solo davanti al portiere che è uscito Iacobucci ed è riuscito a salvare il salvabile. Il 3, sempre il 3 ragazzi, il 3 del Bollengo è ovunque. Cade, si aggancia con Alessio. Batte subito il Bollengo, ecco il 3. È omnipresente. Uomo partita del Bollengo, il numero 3. Vai Tommy, vai veloce, sei più veloce. Eccolo, più veloce. Pronto a marcare a uomo il principe che fa uscire la palla. Batte il 3, il fallo laterale. No, stai, non ti preoccupare. Tira lungo, Mendez, Edoardo, si allarga con Pelù, che mette la gamba Pelù, ecco Edoardo protegge, Chianese, Ray, sale le grill, Ray, opla, ai, scivolata, ragazzi qua il campo è anche bagnato, Occhio, ci veloce, pure. Batte il 5, mette la palla in area, di testa Edoardo, Nastasi, Chianese, aia. Scusate, adesso è squisito, l'8 segue, dovrebbe fare un cross, smarca Ray, fa un cross di destro Edoardo di nuovo, c'è Gobbo Tommaso, il principe con la palla, uomo, recupera la palla nel fallo laterale, batte Ray Simone. Chiede di essere smarcarsi Nastasi su Pellù, sul gemello maschio della famiglia Pellù. Palla al Bollengo. Nastasi la palla, smarca l'uomo, la perde. Passaggio su Mendez. Gobbo è anticipato dal 3, ragazzi, il 3 ovunque, in centrocampo, laterale, di testa, piede basso, cioè ovunque, recupera il 3, ve l'ho detto io che ovunque. Dai Michi, l'allunga sull'11, l'11 smarca di nuovo Simone Ray, ma Simone questa volta riesce a intercettare la palla.
il 6, Bollengo di petto, il 3, gamba tesa ma non è tesa. Ecco, Pozzani si allarga col sacco. Uomo buttato a terra, fallo laterale per Legrevini. Batte Simone Rei. Simone Rei batte il fallo laterale. Alessio è squisito, la riesce a prendere di petto, ma c'è il Bollengo che la recupera in campo. Il 5 si allunga, Mendez di testa. Fallo laterale per Greville, cioè scusate, per il Bollengo batte il numero 3. Chianese, Bollengo recupera palla. Col 9 si porta avanti, passa all'11. Di nuovo riesce il lungo 3. Ciao Stefano, 1-0 per Bollengo, 1 per Egreville su rigore. Primo tempo, Mattia Paico. La partita è equilibrata, un 65% possesso palle Egreville. Pozzan non riesce a fare il tunnel, ma c'è Davi. Salto di... recupera la palla il Bollengo, cross di Mattia Paico, ma niente, non ce la fa Tommy a tenere la palla in campo. Ahia, qua è qualche goccia che dispersa. Ragazzi, rientriamo in campo. Dai, Michi, dai che non esce, Michi, dai. Bollengo, il Bollengo si cambia fascia. Nastasi su Paico. Mattia Paico si allarga sulla sinistra, perde palla, recupera il Bollengo. Di nuovo il Bollengo protegge. Fallo. Vieni Tommy, Bollengo. Vieni Alessio, manca un minuto. Tommy si riferisce a Tommy Cook o a Tommy Gobbo? Ah, Tommy Cook a casa, che la coscia esterna destra infiammata, e non è colpa della fidanzata. Sale il Bollengo, vuole fare un tiro lungo, ma c'è Edoardo intercetta, marcato uomo, si allarga su Paico, 1-2, non molla. Gira! Paico dalla palla. Chianese, no scusate, Squisito tiene la palla al piede, la passa. Ce l'hai, mandalo! Chianese, fine. Cosa fai scherzo? Ah, perché c'è un ragazzino a terra, ragazzi. Capi. Alessio! Potrebbe esserci un infortunato, chiede l'assistenza medica l'arbitro. C'è la panchina del Bollengo, che preme come la panchina della Greville. Uomo partita del Bollengo numero 3, ma forse anche di tutte e due le squadre. Come si chiama il 3? Non te lo so dire. Come si chiama? Perché ricordarmeli. Davide di cognome? Ghiringhello. Okay. Davide Ghiringhello, numero 3 del Bollengo. Un riso uomo partita. Tra l'altro oggi, ragazzi, c'è Sprint Sport che sta domani, speciale su Sprint Sport della partita Bollengo contro il Greville. Simone, che cazzo fai? Davide Ghiringhello che tira il fallo laterale, batte il fallo laterale. Ok, ora scappare, manca scappare! Ciao Fede, tutto bene Fede? Ricky, sei troppo lontano da Gianni. Sei troppo lontano, Ricky. Pelù alla palla. Tiene la palla Pelù. La perde, la recupera Edo.
ce la perde, fa il passaggio Edo, di testa il Bollengo. Bollengo col 10 cerca di salire, la passa lunga, c'è Pelù che protegge, cross sull'11 che non riesce a fare la rovesciata. Occhio che si salta, calmo! Cross di nuovo del Bollengo, c'è Edo che protegge e l'11 non riesce a prendere. Meno male ragazzi. Fine primo tempo, Bollengo e Greville, 0-1. Ragazzi, tutti all'interno degli spogliatoi per i consigli tecnici. Abbiamo l'uomo partita, Davide Ghiringhello del Bollengo. Piccola intervista. Davide, possiamo disturbarti su quello? Complimenti, uomo partita del primo tempo per il Bollengo, ma anche forse delle Greville. Con il numero 3. Sei sempre presente. Vuoi dire qualcosa? Sei sempre presente. Palle alte, palle basse. Vorrei andare nello spogliatoio. Vuoi andare nello spogliatoio? Ok, ciao, complimenti. Rientrano in campo le squadre, mentre i ragazzi delle panchine si scaldano per eventuali cambi. Abbiamo tutto il pubblico va pronto per tifare i propri tifosi. Bravo Edo, ottimo rigore, complimenti. Ecco i papà delle Greville che salutano, papà del portiere di Jacobucci. E qui con noi abbiamo il responsabile, immagino, del campo sportivo, vero? È un finto timido, ha paura che le sue fidanzate lo riconoscono. Come no? Complimenti per l'ospitalità e anche per il campo, è tenuto bene. Si fa quel che si può. Ci riposiamo un attimo in attesa del rientro dei ragazzi. Se lo vuoi gonfiato? Ricomincia la partita, secondo tempo, Bollengo e Greville, siamo qua con il Bollengo, primo tempo è finito 0 per il Bollengo, 1 per le Greville. Guardaline sta andando dall'altra parte del campo, ciao Sabine. Per il momento non sembrerebbero esserci cambi né per le Greville né per il Bollengo. Ciao Ilaria, ciao Sabine. Sabine è stanca perché ha lavorato stamattina, giusto? O sta lavorando? E Ilaria anche perché è stata al cinema a vedere un film romantico, La guerra dei Roses, qualcosa del genere, giusto Ilaria? Vedete il cambio del campo, questa volta il Bollengo con la divisa verde è a sinistra, quindi alla vostra sinistra, mentre le Greville è a destra, deve segnare quindi a sinistra. Batte l'angolo Alessio Squisito. Ah, era un film d'azione Ilaria. Ah, secondo me la realizzazione non è mancata. Sono tutti sopravvissuti, immagino anche. Esce la palla dal campo. Ah, ecco, anche Sabine in pausa. Ciao Andre, ciao Nicola, sempre 0 per il Bollengo, 1 per le Greville, è ricominciato da un minuto il secondo tempo della partita, Fabio Canese, prende la palla, manca il varo, mette il corpo, Edoardo mette il corpo, prende anche, prende un giallo, Edoardo Oletta prende giallo, perché mentre correva verso la palla ha rallentato e il Bollengo, il giocatore di Bollengo si è accusato. Ci sono due tempi, Nico, mi sembra da 35 minuti. Batte la punizione il Bollengo. Edoardo si è preso un giallo, probabilmente anche ingiusto, ma il giallo si è preso.
Bollengo vuole sicuramente riscattarsi e pareggiare. Prende la barriera. Fuori gioco del Bollengo. La chiave l'ha data qualcuno. Forse l'ha sotto aperto. Batte Iacobucci oltre metà campo, sulla riga del mercato a campo. Alessio Esquisito protegge Davide Pozzan. Il 5 riesce a salire. Trek Fosson ieri ha fatto 14 anni, sta preparando una mega festa al MoMA, così posso andare dove offrirà di là da bere a tutte le sue girls. Farà un mini concertino con la batteria, infatti oggi si scalda per un concertino Trek Fosson. Al MoMA saranno ospiti, ingresso libero per le fanciulle, per i pochi maschietti che potranno entrare, ma il biglietto sarà off-white, quindi 700 euro a biglietto, è la festa riservata alle fanciulle amiche di Frank Fosson. Tira di prima il Bollengo, la punizione la intercetta Legreville, Edoardo la fa uscire dall'area. Alessio Squisito, c'è Pozza, ma c'è sempre il 3, cade il 3, cade, c'è il 9, Pozza da solo col portiere, scarta l'uomo, vediamo se tira, tiro ed è, oh, palo, cazzo, palo, è palo, porca pupazza, ha preso il palo! Capu pazza, ragazzi, questa è sfiga! Come cazzo si fa? Ecco il pubblico che si scalda, surriscalda! Pozzan di petto, riesce a smarcarsi dal 3, sale di nuovo Pozzan. Palo laterale per Legreville. Pubblico, il palco è gremito del pubblico, sia di casa che di fuori casa. Coppa Piemonte under 14, Pozza in area, tira alto. Porca la pupazza, ciao Sani. Sale il Bollengo. Lancio lungo, il petto Anastasi, però Bollengo fa l'operale. Andrea Pelù. Ma perché vuoi passare davanti? Deve andare lui e si è passato. Il mezzo, non tutti e due lì. Ciao Roby, sta vincendo per il momento le Gravilla, agguerrito il Bollengo. Mendez ci mette la gamba. Tiro in porta e fanno il gol. I ragazzi del Bollengo pareggiano. Thank you.
Mozza, passa palla a Chianese, retropassaggio a Iacobucci. Iacobucci su Nastasi. Fede. Fine 7, Molinaro per le due, si sta scaldando, Molinaro massimo con i voli, su richiesta del mister si scalda, Iacobucci esce e prende palla senza problemi, passa subito al principe Tommaso Gobbo che perde la palla a favore del Bollengo. Oggi abbiamo Tommaso Kirk infortunato, non sta bene Federico Rossi, è assente, manca Luigi Franceschini, detto Gigno, che ha a casa tutte le fidanzate perché aveva la casa libera, ha detto ma quasi quasi ne approfitto. Gobbo è marcato uomo dal 3. C'è Pelù, prego speculare l'ingresso, e recupera palla sul Iacobucci senza problemi, Iacobucci! Edoardo porta palla, la passa a Paico che la tiene in campo. Paico cappellina con Nastasi scatta l'uomo, Alessio è squisito, sentitissima, c'è Nastasi da solo! E però la tira sul portiere, Cazzarola. Cazzarola. Edoardo, tira palla. Nastasi ci mette la gamba di Nastasi, ragazzi. Il 3 alla palla, Davide di prima. Non possiamo sbagliare così tanto, Se no... Sentite il pubblico che scalda i ragazzi, scalda il campo, scalda il tifo. Alessio tira su Nastasi una bordata. C'è Pelù, Nastasi, marcato uomo. Tiene palla Nastasi, la recupera Pozzan, si allarga. La passa Nastasi, non riesce ad arrivare Nastasi. C'è il portiere del Bollengo che esce e tiene palla senza problemi. Ciao Melissa, ciao Messia, ciao Eddy. 1-1, appena pareggiato da qualche minuto il Bollengo. Pasqua, lunga di testa. Mattia la passa a Gobbo. Gobbo sale. Vediamo se passa la palla. Che cazzo fa, porca puzzola. Angolo a favore delle gremie. Ciao Frank. Bello, un'altra palla scoperta. Frank Fusson ricorda che la festa sarà al Momà. L'ingresso delle fanciulle è gratuito, anzi è obbligatorio. Mentre i maschietti saranno off-white, biglietti off-white. Champagne, fragole, ostriche a disposizione per tutti gli invitati. Frank Fosson festeggia i 14 anni al MoMA. Per date, domande, fatele in direct direttamente a Francesco Fosson. Tiro fuori. Ma la deviata sembrava che l'avesse deviata Edoardo, invece no. Bollengo è rinato. Dopo il pareggio è carico. Il cambio per il grill, c'è Molinaro che si sta scaldando. Paico, sale Paico. La recupera Bollengo Edoardo. Bollengo
vuole passare il Bollengo. Passa del Bollengo, ma il portiere Jacopo Bucci, Daniel, Dani. Sempre il 3, ragazzi, sempre il 3. Davide del, il Bollengo col numero 3 ovunque. Edoardo, Edoardo Palla, sale Edoardo. Non lo tengono. Anche il 2, ragazzi, non è uno scherzo. Giuseppe! Solo! C'è il 7, ma è Mendez, c'è Mendez che... del Bollengo ha mandato a scaldare un ragazzo. Capito, cosa fai? A posto. Ciao Kevin. Vai di dietro, uno! Solo. Pallo del Bollengo. 1-1. Anastasi su... ha spinto leggermente il ragazzo del Bollengo, il fallo l'arbitro molto attento, sta fischiando tutto a favore del Bollengo. Simo, occhio! Sta scaldando un giocatore del Bollengo, ma si sta scaldando anche Molinaro Massimo, pronto alla sostituzione su richiesta del mister. Il pubblico incita la propria squadra, sia il Bollengo che le Greville. Gioca la Cape! 1-1, ragazzi. Vi ricordo che è importantissimo che le Greville vinca, perché in caso di pareggio passerebbe il gol per differenza rete. Forzano protegge, Alessio sta avanzando, avanza Alessio Squisito, recupera, perde la palla Alessio Squisito e la recupera il Bollengo. Pozza. Edoardo tiene palla, la recupera sempre il Bollengo. Fuori gioco del Bollengo, giustamente. Di chi è? Di chi è? Mio! Va a dire. Del Bollengo e tira calda Bollengo, cerca di salire ma c'è Jacopo, di testa arriva il Bollengo. 1-1, ragazzi, 1-1, palla. Ray la passa Squisito, batte il palo laterale, Ray sale. Ecco il tifo che scalda i ragazzi. Ci sta arbitro! Esce il numero. Arbitro! Esce il numero 14. Entra Massimo Molinaro, detto il Moli, esce il numero 14.
Flavio Chianese. Flavio Chianese, entra il Moli. Bravi raga. Bravo Flavio. 1-1. È entrato il Moli. Esce Flavio Chianese. Bollengo con un tacco, perde palla ma la recupera subito Molinaro, che è entrato, già toccato palla, la passa Mendez, Mendez salta l'uomo su Chianese e su Squisito, va il Mendez su Pozzan che però viene anticipato dal numero 3. occhio, batte, batte il fallo laterale Ray. Edoardo numero 6, Radoletta, l'autore del gol, su rigore, ecco Maico con il numero 2, c'è a vedere uomo uomo, vince Maico, si smarca, cross, fa l'assist, Pozzan da solo, no, da solo non è più da solo, Pozzan non è più da solo. Ecco Nastasi, Nastasi col 4, vediamo se tira, tira Nastasi, viene buttato fuori. Occhio. 0-0, ciao Nicole. Gli allaccia le scarpe il portiere. Oh, Jacopo, c'è tutto il tempo. Tanto cosa vuoi che faccia? Sono parole sprecate. Perde un po' di tempo il portiere del Bollengo, si allaccia le scarpe. Edo Lotto, Edo dietro. Adesso si mette i guanti, con calma. Alessio, 4. Parte la partita dopo essersi lanciato le scarpe, messo i guanti, sputato sui guanti. Adesso Bosche, stai pronto Bosche! Vai, vai. Chiamate! Pronto Bosche! Attento Capi! Occhio righe, giallo, occhio alla copertura righe! Edoardo prende palla, sale Edoardo, sale Edoardo! Cambia gioco e la passa su palco. Alessio! Lui cambia di nuovo gioco su Squisito. Squisito marcato a uomo. Ancora Capi, dai, dai! Squisito su Pozzan. Pozzan si gira. Tiene palla Pozzan, tiene palla Pozzan. La passa Edoardo, Edoardo. Edoardo che però viene. Edo! Edo! È una palla importante quella, devi essere cattivo! Ciao Simo, ciao Simo. E la chiave devi essere convinto, Edo! Quella devi essere convinto, cattivo! Esce Iacobucci, prende palla. Occhio Capi! Mendez. Mendez sale su Edoardo. Edoardo sale. La passa. La voleva passare. Mendez su Nastasi. Nastasi su Squisito. Squisito tiene palla Squisito, tiene palla. No, peccato, peccato, era un bel passaggio su Paico. Edo, ti ho messo a centrocampo dare qualità, no, però oh, non puoi sbagliare sti passaggi. Ragazzi, mi sentite? Ragazzi, 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 ragazzi. No, per rispetto, per rispetto. Mi è stato detto che la diretta era in pausa, quindi io l'ho chiusa e l'ho riaperta. Ditemi se sentite bene. Maria, senti bene, si vede bene, era in pausa la diretta, c'è un tecnico. Fammi un segno, Ilaria. È sbagliata, c'è! Fammi tu
tutto bene, la partita si vede, ditemi qualcosa. Siamo 1-1. 1-1. Pareggio. L'angolo, il Bollengo sul secondo palo di testa, Mendez. È squisito. Ok, grazie Ilaria, meno male che sei tu. Sono abituato a vedere i film al cinema, quindi hai qualcosa in più. Imitazione. Sali, sali veloce! Edoardo. Gobbo. No, la porta ha squisito, ma c'è Anastasi, recupera Anastasi. Siamo 1-1, Kevin, 1-1. Gobbo recupera palla, si scontrano due giocatori del Bollengo. Numero 3. Gobbo tiene palla, Gobbo fa cross. Ehi, cazzo! Il 7. Cavalca. Moli la butta via. Moli la butta via. Paico da solo, entra in area, la passa a di lui Edoardo, tira Edoardo! Convinto, ragazzi, che emozione! Altro che il cinema e film d'azione! Ciao Marti, oggi non c'è Fede! No, dicevo così per dire, ma tu lo sai già, perché tanto andate a mangiare il pesce la sera, poi Fede viene, sta male perché mangia pesce cinese. Legge 1-1. Ricordo che per differenza reti non basta il pareggio per le Greville. E non deve bastare, bisogna vincere. Coppa Piemonte Under 14. Nicole scrive. L'ha buttato fuori lui, ma è proprio che no, non c'è niente. Questo me l'hanno detto che dopo un quarto d'ora era già zero. Bollengo ci prova. Pozza. C'è il Moli di nuovo, Iacrucci. Iacrucci la passa a Paico, rimbalza la palla, prende Davide del Bollengo. Adesso il Bollengo deve tirare anche un po' di. Deve sprecare anche un po' di tempo. Non va a sprecare tempo. Chi la batte? Senza problemi. Prende la palla, passa al principe. Vai Simo! Tommaso Gobbo si allarga su Edoardo. Edoardo è salito. Cambio del Bollengo, entra, esce il 9, 13, entra il numero 13, Gawi. Esce il 9,
Bollengo, esce il 9, entra il 13. Parte la partita, bel cross di Pozzanghe, però vai qua, schiaccia, vieni, vieni, ha intercettato, oh, qua Edo, schiaccia qua, mister privato dai consigli tecnici ai suoi giocatori, giustamente, cambio, chiedi all'arbitro, prendono tempo, vai giù, si allungano, prendono metri, c'è di nuovo Pelù che fa un cross che viene intercettato, Pelù la passa a Pozzan che di petto, lo prende di petto, ecco Paico di nuovo fuori per De Greville, lo prendo, la passa a Squisito chi? C'è qualche goccia che arriva. E non lo so, il tempo non lo so. Mare! Dai la mano a qua! Rapidi davanti alla difesa! Ciao, benissimo! Batte le gremine, fa laterale, 1-1, risultato in questo momento. Secondo tempo il Bollengo, oltre a Edoardo con la palla ai piedi, la passa a Pozzan, palla in mano ai piedi delle Greville, cambia gioco su Ray, perde la palla Ray, per recuperare il Bollengo, secondo il Bollengo riesce a salire ma c'è sali Pelle, sali come al solito riesce a bloccare la Pochi 1-1 in area. Un guardalino d'eccezione, abbiamo Julien Bettin. Squisito tiene la palla, Squisito. Dovrebbe fare il cross. Sì. No, cazzo! No! Purtroppo ce l'aveva sul piede. Bastava solo, invece purtroppo è andata fuori, è stata deviata. Ma ragazzi, non è finita la partita. Cazzarola. Non lo so quanto manca, Trabu. Io non so neanche se c'è il recupero, che in teoria dovrebbe esserci, perché tra le allacciate di scarpe, mettere i guanti del portiere, tra farsi cazzi propri, dovrebbe esserci un po' di il recupero. Mendez. Simo, scendi, Simo! Paico scarta l'uomo, Paico sbaglia il passaggio, il 5 Mendez deve bloccare il 13, lo blocca, il 13 è appena entrato, è fresco, Mendez invece è stanco dal primo al secondo tempo. Non molla il Bollengo, non molla. Con calma batte l'angolo il Bollengo, molta calma, ne abbiamo meno noi. È arbitro Minto. Batte sul primo palo, via, la recupera subito le Greville. No, la sua terra. Sale Gobbo su Edoardo. Ma troppo larga la... C'è
C'è il Moli, c'è il Moli di testa, c'è il Moli di testa. Il 13 si allarga, vediamo se fa il passaggio, c'è il Pellu, lo fa il 7, il cross, ma c'è Ray, su Edoardo stoppa la palla, si smarca Edoardo, la passa a Gobbo, Gobbo è da solo ragazzi, Gobbo è da solo, perde la palla contro il 3 a cazzo! Porca puttana, sti cazzo di tunnel, non passano i tunnel! Per fare il tunnel devi andare a Montebianco, porca puttana! Centrale! Dai! 1-1, ma non basta un pareggio per la Grevin, non basta, deve vincere! Eccolo, eccolo Edoardo! Con Mendez, Edoardo con Mendez, Edoardo con Mendez! Riescono a perdere la palla in due, porca puttana! C'è il 13, c'è il 13 che è ostacolato solo da Moli, ma c'è Moli, c'è il Moli, c'è il Moli, abbiamo il Moli, Paico, 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 sale Paico, sale Paico ragazzi, nei giorni di pochi secondi cambia la partita, cambia la partita, cambia tutto, la testa che vedete quella di Julien Betà, e c'è il Davide tira, ed è gol! Si porta in vantaggio 2-1 2-1 cazzo, 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 porca puttana, scusate ragazzi lo sfogo, ma ci andava, eccoli qua i nostri eroi. Giulio Betà è agitatissimo ragazzi, è contentissimo. Ma la partita non è finita, la partita non è finita. Tira! Tira il Bollengo, la tira fuori però. Tira il Bollengo. Che bella partita, oh. Di poco ragazzi, il Bollengo di poco. Matti, testa! Di poco il Bollengo non pareggia. Adesso non gli dici più fai in fretta. Deve fare in fretta. Adesso è tutto l'inverso. Deve fare in fretta. Fa parte del gioco. Giuse, combattiamo la seconda parte. Matti, dona male. Madonna. Andiamo a giocare. Ah, Pozzo ha segnato adesso che mi viene in mente. Vedi, non si è slegato la scarpa e vedi, è tutta una conseguenza. Prende il giallo Iacobucci per aver perso tempo, il portiere delle Grevilla. Anche questo fa parte del gioco. L'arbitro dà giallo a Iacobucci Daniel per aver perso tempo. Non lo so nel corso quanti minuti mancano. Edoardo non la prende di testa. Il 13 riesce a salire. È nostra, arbitro! Di testa il 13, c'è Pelù, il 5 del Bollengo, fa una bella cappellina, la paglia, Edoardo la recupera, calma, adesso squisito, adesso squisito, sale squisito, su Gobbo, sale su Gobbo, Gobbo, cazzo fa Gobbo, porca puttana, si allarga troppo, ritorna indietro, ma dai, Gobbo c'è, Gobbo c'è, Gobbo c'è, e Gobbo c'è, e Gobbo c'è, e Gobbo c'è, 1-2, no, la passa, e via, doppietta, ragazzi, doppietta di Edoardo, 1-3, e Grevin, 1-3, Grevin, doppietta di Edoardo. Hanno visto?
Arbitro! 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 Deve fare un cambio il Bollengo. Vuole fare un cambio il Bollengo. Chi entra? Chi è? Arbitro, cambio! Arbitro, cambio! Cambio! 14! Girati, girati tutto. Non vi fate ammonire. Se ne va sempre dall'altra parte. Ma si è fatto male? Sì. Il ragazzino. C'è un... si vede che magari in un contrasto... No, perché prima non l'ho visto. No, adesso si è fatto male. L'ho fatto ma, coso, ma lì una cosa o un'altra si vede che magari... Non l'ho visto. No, perché l'ho visto... sì, uno, ma... Dai, sali mosche, ah, perché se non è bello, cioè, a prescindere chi? Sì. Ehi, Simo, fino alla fine! Di testa, squisito, no, di no, testa. No, 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 sì, calma! Calma, tu non rompermi la bandierina, che costa! Non che cosa, quella costa. Ma tanto lui c'è le buche per di soldi, ne compra altre due. Sì, sì, io lo so che tu i tuoi ne hanno. Se no che la prende fosse nera, la prende. Non mi interessa, a me mi servono le bandierine. È entrato il 14, ha toccato palla, ragazzi. Fresco, fresco. Dai, 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 Michi, dai, dai! Sale il Bollengo, sale il Bollengo. Non vuole, dai, dai, dai. Non vuole il Bollengo, non vuole. Deve proseguire il 13, guardate il 13. Sì, no, no, palla, minchema. Ci prova. Ma Mendez lo ferma in modo regolare. Angolo a favore del Bollengo. Non ce la faccio più. La partita è tesa, ragazzi. È giocata in modo equilibrato. D'altronde sono due squadre di ottimo livello. Ma quanto manca? Poi c'è, andava solo un altro arbitro. Di testa. No. Via. Va via la palla. Per lui la lancia. La lancia su Pozzan, che la prende in petto. Scivola Pozzan. Ma arriva Paico. La tira su Edo. Edo sulla destra. Il 10 blocca Edo, non riesce? Sì, riesce. Fallo laterale. Dai, Ricky. Sono stanchi tutte due le squadre, sono stanche, hanno dato il massimo. Non hanno mollato un attimo. Non ha mollato un attimo. Finisce la partita! Vince Legreville 1-3. Vince Legreville. 1-3. Vince Legreville. 1-3. E Legreville va ai quarti di finale. Vince Legreville. La chiave ce l'ha l'altro dirigente, sì, devi aver pazienza. Vince Legreville, 1-3. Bravi ragazzi, avete giocato benissimo. Bravissimi. Davide, sei stato bravi. Tu sei Davide, no? Ah, ci assomigli, però anche tu hai il 2 e il 2, giusto? Bravo. Bravi ragazzi, bravi. Ecco il saluto della squadra. Ragazzi, siete qua. È stata bellissima sta partita, mi è proprio piaciuta, è stato combattuto, mi è piaciuta. Grazie. Davide, è stata bellissima. Grazie. Due parole, mister Curato. Nessuno gli ha chiesto il rigore, ma il calcio d'angolo me lo devi dare. Non c'è. Cosa? No, il calcio d'angolo, quando il coso,
Io non parlo, no, non l'ha dato, ha fatto rimettere dal fondo, dice, allora avete perso per un calcio d'angolo. Ma non è quello. È che la palla ce l'ho io, non ce l'ha l'avversario. Allora non devi venire a scuotermi. Ragazzi, volete dire qualcosa? Iaco? Vado a venire dentro. No, 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 ma sono i nostri, facciano casino i nostri. No, ma battere, sai. No, no, no. Salutiamo tutti. Sprint Sport. Abbiamo la Betty, abbiamo la Whips. È arrivata dal suo viaggio di rientro, dal suo viaggio a New York, sì, sì, la Betty Romagnoli. Allora, com'è andata? È andata molto bene, grande sofferenza, ma adesso un ciocco menta per tutti che abbiamo cucinato io e il Pela. Uela. Per festeggiare l'entrata all'alberghiero. Bene, bene, bene. Allora, complimenti perché il Pela ha superato l'esame, il pre-ingresso. Sì, sì, siamo molto felici. Bene, bene, bene. Una strada tutta in salita però. Va bene, beh, questa è la vita. No, due contro uno, facciamo un passaggino quando devi calciare, quando sai che devi passarla non vai a fare il tiro impossibile. Ecco il papà. Se devo rimanere qua questa, perché oggi che viene a me, mi sta facendo di divertire, perché adesso non ti faccio quello che abbia, sono sorvagnato. Però io vedo che c'è un cuore, c'è un cuore naturale, che qualcuno deve sacrificarsi, a me dispiace perché sono tutte partite, però vediamo, dai, passo la volta e vediamo. Quello col cappello è interista, si chiama Gobbo, io ve lo dico. Abbiamo qui il nonno Pozzan. Nonno Pozzan pronto per... Era pronto, faceva finta di niente ma era pronto. Cosa dice il nonno Pozzan? Una partitona, veramente combattuta. Bravi, bravi, bravi sti aggrevi. Io speravo poco di vincere. Perché era una prima, partita dura. Dura, perché la prima lì a Torino abbiamo perso. Sì, 2-1. È stato... Va bene, è andato bene. Bravi ragazzi. Bravo. Bravi. Grazie mille. Grazie a te. Abbiamo la nonna Anastasi che è di Torino Centro. Torino Centro, ricordiamo. Noi però vediamo che voi portate la pioggia dal centro. Dal centro. Vi siete abbonati alla pioggia non quest'anno. Fare dichiarazione, mi raccomando. Dicevo solo della pioggia. E oggi poi... hanno buttato giù il bambino. Bambino. Ma si è rialzato subito, sentite la nonna che... E ha restituito pan per focaccia. Certo, sono stati bravi, hanno giocato bene. È così che gli è stato insegnato. Sì, eh? Sì. Hanno giocato bene. Sì, sì, è stata una bella partita combattuta, giocata e via. Hanno meritato, dai. Bene, bene. E i fans, ecco la mamma dei gemelli. La mamma dei gemelli ha giocato solo un gemello che era cotto. Maschio, un gemello maschio. Maschio, maschio. Giocato sto giro, sì. Era cotto e stracotto, ma ha tenuto, era fino all'ultimo non ha mollato. Non ce la faceva più. Ma perché la scappa? Ma perché? Cosa fa la sera, André, che è cotto? Vabbè. È stato un matrimonio. Ah, abbiamo visto, c'erano magnata. Tutti i fratelli Pelù che erano... Non riuscivo a contare, ce n'erano troppi. Sei. Ecco la mamma. Due grandi, bravissimi. Grandi. Bene, bene, bene. La mamma del bomber di Davide. Cosa si è mangiato? Cosa si è mangiato, ma cosa si è mangiato? No, però davvero a un certo punto c'era angolo mamme con la tachicardia. Sì, sì, sì. Le lacrime. Ma tra l'altro dobbiamo portare qualcuno del servizio sì. Medico assistenzialistico. L'angolino nostro, dove ero in fondo sì, io. Sì, sì, lì ormai eravamo tutte in tachicardia. Bene, belle bene. Emozioni. Bene, bene. Andiamo a sentire nonni Mendes. Nonni Mendes, com'è andata la partita? Benissimo, benissimo. Bella, bella partita. Combattuta fino all'ultimo. Combattuta, guarda, è stata una cosa meravigliosa. Emma ne ha salvati 3 o 4. Sì, sì. Ha corso, si è proprio concesso, generoso Emma. No, ma devo dire che i ragazzi sono stati tutti bravi. Dai. Sentiamo l'ex giocatore di Serie ABS.
Grande. Oggi la partita da esperto. Sudato sette camicie, sofferto. Sofferto. E perso la voce, guarda. Perso la voce. Però, ormai no, in pensione. Bene, bene, è in pensione ormai, è un baby pensionato. Ma perché nella sua categoria 7.000 euro al mese uno dice faccio il baby pensionato. Bravi, bravi. Bene, 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 bene. E la sua girls vuole dire qualcosa? No? Io non sono brava a fare discorsi. Bene, bene. Vittoria meritata. Vittoria meritata. Strameritata. Andiamo a intervistare invece la mamma della doppietta. Rigore e poi su assist di Tommy, del principe. Non se l'aspettava nessuno quell'assist del principe, perché si era allargato troppo sulla destra, ma poi dopo ha fatto un bellissimo assist. Vero? A posto. Mamma invece del principe, ne approfittiamo. Oggi ma è stato generoso. Non avevo mica capito che l'avesse fatto Edo l'ultimo gol. Sì, perché gli era passato Tommy proprio benissimo, nonostante si fosse allargato, che si pensava Lucio Dudi, che cazzo vai? No, io sono stato primo a dirlo. Poi invece gli ha fatto un bellissimo assist. Ho visto. E Edo l'ha messa proprio dentro. Bravissimo Edo, grande. Bravissimi tutti, perché ragazzi era una partita, forse partita una delle più combattute. Palma questo, sì, eh? Sì. L'unica partita che abbiamo fatto così era con quella con lo Sharma, forse. Esatto, esatto. E anche lì abbiamo vinto 3-1. Bene, 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 bene. Salutiamo tutti, ciao, direttamente ciao, da Bollengo, dove abbiamo vinto 3-1. Guarda che i maschietti non è che disprezzano, eh. Io vi dico solo che vedono solo il fondo schiena, eh. Le sorelline del... tifose. Andiamo a intervistare i genitori del Moli. È entrato il Moli, appena entrato ha subito toccato palla, gli è stato decisivo. È contento il Moli? Siamo contenti, siamo contenti. No, la partita com'è stata a Cardiopalma? È stata sofferta. Bella partita, sofferente ma bella. Bella, bella. Ecco Alessandro, il fratellino del Moli, anche lui un aquilotto, vero? Sì. In che categoria giochi? Attaccante. Attaccante, in che categoria però? In che annata? Che annata? 2010. 2010. E di solito sei anche un capocannoniere, o sbaglio? Non esageriamo, però... A differenza del fratello, tuo fratello è in difesa, tu sei in attacco. Sì. Bene, bene. Salutiamo. Ciao, ciao. Ciao. Da bere? Da bere forse c'è. Che birra ragazzi, birra. Ti lascio parlare con Vero, non è cosa c'è. Simone, allora? Vuoi dire qualcosa? Bravo Tommy! Sai che ha trovato lungo. Ciao Tommy! Bravo Tommy! Ecco il principe! Attenzione! Siete? Molte? Avete mangiato? Ecco le grazie! Dai, no, basta! Guarda da dentro, no, no. Da bere ce l'ho in macchina io. In macchina, ne Iacco! Edo, vuoi dire qualcosa, autore della doppietta? No. No?
Perché non vuoi dire niente? Sei stanco? Io sono stato al cinema, sei stanco? Cos'hai visto? Un film d'azione o un film d'amore? Un romantico? Ecco il principe, fa bene qualcosa il principe, non è fatta. Digli qualcosa? Ragazzi, è una bevanda che fanno solo il studente per lui. Autore di due assist, vero Tommy oggi? L'ultimo, ti giuro, pensavo non andasse più come assist, perché ti sei allargato sulla destra, lui ha fatto un assist bellissimo su Edo. Bravo Tommy, e bravo Edo che l'ha messa dentro. Ecco, dopo padre, l'interista nel cuore, nel sangue, per fortuna, nelle ossa. Grande Mattia! È un vero interista, di nome si chiama Antonio. Ah, basta! Buona lì, Andrea, basta, sei pesante, eh? C'era la cassa lì. Sei triste, si chiama Gobbo, mica è colpa mia, che cazzo, Ma è vecchio ormai, Ho capito, ma le grosse, i nostri fans devono sapere. È giusto così. È studiata, Robert, c'è un look, hai capito? Ecco, mamma Nadia, la mamma Nadia contentissima, bravissima, bravissimi tutti, bravissimi, meritatissima sta vittoria, se la meritavano, hanno combattuto fino all'ultimo, Auletta. Abbiamo vinto quanto? 3-1. Sì, ma non la bene. Quindi questa, adesso andiamo alle semifinali. Sì, sì, e mi auguro che giochino così e se lo meritano. Benissimo. Andiamo dal dirigente, dal mister Turato, che non vedono l'ora di dire la loro. Dirigente parla per tutte e due. Giovinato ha detto di non dire niente. Silenzio stampa. Stiamo in silenzio stampa. Invece il mister Turato ha regalato un'intervista a Sprint Sport che troverete domani in edicola o anche online. Sprint Sport diretta e anche intervista con Nicola Turato, il nostro bomber. Ecco, un giocatore di serie B, giusto? Sì. Da non confondere con Simone che è il figlio, che gioca in squadra. E voilà. Salutiamo Anastasi. Anastasi, quando ti ha tirato giù quello là? Che tra l'altro ti ha spinto. No, un pugno mi ha tirato. Ti ha tirato un pugno? E tu cosa cazzo hai fatto? Cosa ho fatto? Ma gli ho buttato via la palla. Però come si è permesso? Cosa fai? Sciugo! Pensa che la nonna stava entrando in campo, la nonna. L'ho vista io che voleva fare come olio cuore, voleva saltare giù dagli spalti. E abbiamo Pellio che non ha mollato un attimo, nonostante fosse stacco distrutto. Sì. Vero? Sì. Non è mollato. Vero? Sì. Tu sei il gemello maschio o il gemello femmina? Maschio. Maschio. Perché il gemello femmina è lì sulla destra che si nasconde. Vero? Ecco, è qui, anche lui molto generoso oggi, non ha mollato un attimo. Come va? Ecco. Bene. Vuoi salutare qualcuna in particolare? No, no? Saluto tutte le mie fan. Saluti solo le tue fan. Okay. E abbiamo Davide che pensava di... Come è andata oggi Davide? Bene. Hai segnato, giusto? Sì. Bene. Quindi in Coppa Piemonte com'è la situazione dei bomber? Boh. C'è una settimana dove si gioca, non sai. Contro chi ne ha? E che capitano sei? Dovresti sapere tutto. So solo che siamo in semifinale. Siamo in semifinale. Il crescentino. Crescentino. Però non si sa dove giocare. Probabilmente a metà strada tra Crescentino e anche la nonna sta. Va bene, salutiamo allora. Ciao. Siamo qui con mister Castellano, mister del Bollengo. Mister, una sconfitta per 3-1 che forse non era meritata e sicuramente non la sua squadra non meritava di prendere 3 gol. Come commenta questo risultato, mister? Abbiamo giocato contro, secondo me, una grande squadra al nostro livello e noi abbiamo fatto 3 errori in disimpegno che abbiamo pagato subendo 3 gol. Abbiamo sbagliato il gol davanti alla porta e gli episodi fanno la differenza. Se non fai gol e regali in uscita qualche palla, puoi perdere 3-1 contro una squadra forte comunque. Dove secondo lei potrebbero migliorare i suoi ragazzi vedendo l'andamento di questa partita? Ma un po' nella serenità della gestione della partita, probabilmente l'abbiamo sentita un po' tanto e con un po' più di tranquillità si poteva fare meglio. Grazie mille.
Siamo qui con mister Turato, mister dell'Agreville. Mister, una vittoria per 3-1 che manda avanti i suoi ragazzi. Come commenta questa vittoria? Beh, diciamo che è stata una partita combattuta da tutti questi episodi che hanno fatto sì che poteva finire così, perché anche sull'1-0 noi potevamo andare sul 2, hanno fatto il pareggio, potevano andare sul 2-1 loro, però poi siamo stati più bravi noi sotto porta, ci abbiamo creduto un po' di più ed è giusto, sono contento per i miei ragazzi, però è stata una gran bella partita, anche onore a quelli che hanno perso, che comunque hanno fatto una buona partita. E vedendo questa partita appunto, quali pensa che siano i punti deboli dei suoi ragazzi? Beh, adesso comincia a essere la stanchezza di un anno, anche perché noi facendo un campionato provinciale abbiamo provato ad allenarci un po' di più su tornei, abbiamo fatto grandi tornei amichevoli importantissimi anche nelle squadre di professionisti, dunque ci siamo un po' allenati per arrivare al giusto adesso, però è naturale che sono sempre ragazzi, non sono professionisti e ci stanno mettendo tanto cuore, gli allenamenti e tutto, sono presenti, ci credono, poi dove ci porterà non lo so, però adesso è la cosa più bella è questa. Chiaro, grazie mille mister.